L'8 e il 9 marzo si è svolto a Roma, all'Antonianum, il convegno sulla gestione dei beni ecclesiastici. Ecco una delle testimonianze che abbiamo raccolto. Veramente sono di grande interesse un po' tutte. Comunque anche oggi questa novità del professor Zamagni dell'economia civile e soprattutto l'insistenza che è venuta un po' fuori sia dalle relazioni che dal lavoro in commissione, dal lavoro di gruppo, al momento almeno la mancanza di formazione alla questione economica, non alla ragioneria, cioè al far di conti e far quadrare i conti. E quindi quello che si chiedeva appunto agli istituti religiosi o agli organismi preposti è proprio quello di fare in modo che ci sia un approfondimento e quindi insistere sulla formazione, dalla formazione iniziale alla formazione permanente, sulla formazione alla gestione dei beni in senso stretto, ma soprattutto all'economia che un po' investe la vita delle congregazioni.